La seconda mostra che facciamo questa stagione allo Studio Rosai, e stavolta è stata una mostra flash, lampo, che si è inaugurata il 2 dicembre e praticamente finisce oggi ai risultati acquisiti del referendum. Un'idea di una mostra che a me è venuta già con urgenza quest'estate, che andai a trovare Riccardo al suo studio e inconsapevole che quel giorno era uscita la vignetta qui alle spalle. Dopo questa cosa si scatenò un putiferio e io assistei a un testimone auricolare di tutta la faccenda, e il giorno dopo sui giornali lessi tutto il contrario di ciò che aveva detto Riccardo. La cosa mi fece abbastanza infuriare. E era uno delle partenze, degli effetti di questa, non so neanche come definirla, ma di questo periodo che abbiamo avuto di campagna elettorale, di renzismo, dite quello che vuole, che volete, che mi ha fatto pensare che le cose non si mettevano poi così bene. E quindi ho pensato che dovevo fare qualcosa con Riccardo, e è venuta l'idea di fare questa mostra, l'omaggio di Firenze al suo ex sindaco divenuto premier, e adesso staremo a vedere. No, lo stavo dicendo prima, non so a chi, che mi rendesse almeno quello il tempo che gli ho dedicato, veramente uno spreco per queste meteore che tu chiami meteorismi, però non sono meteorismi, almeno quelli un po' di puzzo rimane. Io ho la sensazione invece che di questo non resti nemmeno l'ombra, poverino. A me ieri sera vederlo piangere in diretta alla conferenza stampa mi ha fatto un po' pena, perché ci credeva davvero lui. E penso ci creda ancora, quindi ha voluto fare questo omaggio, omaggiamolo, però abbiamo portato bene, credo, no? Ecco. Perché insomma in 3 giorni si è fatto crollare definitivamente, per cui anche se era nell'aria, però non ci aspettavamo un cappottino così. Ecco, per una volta, per autocitarmi, diciamo che non è che la cosa mi rende allegrissimo, perché le prospettive, però, come avevo detto per la elezione di Trump, quando le democrazie occidentali non funzionano mi preoccupo, quando funzionano mi cacco proprio addosso. Vedremo che succede. Sullo stato delle cosce è una cazzata, no? Cosiddetta cazzata in francese. Nel senso che ti vengano queste cose, tutti i miei amichetti anche di satira hanno fatto tutti distinguo, no? Su come, se insomma, che era un po' una fesseria, che poi non c'era qui, non c'era là, non è satira, è satira. Io lo dico da 15 anni buoni, questo per me non è satira. Io la satira l'ho fatta, ho smesso, perché queste qui al massimo sono sberleffi, ma quando sei sulla prima pagina di un giornale, fine della satira, cioè non esiste più la satira, sei dentro un meccanismo. La satira è un'altra cosa, è sempre stata un'altra cosa, per me era un racconto parallelo, alternativo a un'informazione. Quando sei su una prima pagina anche di un giornale come il Fatto Quotidiano, e comunque sui generis, ma è sempre dentro un meccanismo, non fai il tuo racconto delle cose, ma vai dietro a quello che, altrimenti le tue vignettine in prima pagina risultano incomprensibili se non sei dentro un discorso, un racconto che qualcun altro ha deciso che sia quello. Ecco, io la stragrande maggioranza della roba che si vede qua me la sarei abbondantemente risparmiata, fosse stato per me, non mi importava niente dell'argomento, non mi importa niente di lui, non mi importa niente delle riforme, l'incubismo. Sono giochi, sono sberleffi per Nacchietti, chiamano mettifare, però quando la terza carica dello Stato si indigna, mi dà del pornografo o del sì, sessista sì, perché faccio questa cosina qua, ragazzi, che vedevo. Sì, poi dopo è venuta fuori anche la cosa, ma io lavoro sempre così, lavoro sempre sulle foto, sul reale.